Buonasera a tutti, bentrovati con chi c'era lo scorso martedì, ben arrivati ai nuovi. Siamo appunto al secondo appuntamento di questo ciclo di quattro incontri organizzati da Messaggero Cappuccino e stasera, dopo l'intervento di martedì scorso di Adele Yabar, chi sono gli immigrati in Italia, interessante sia per l'intervento che per le domande e le provocazioni che ci ha lasciato, passiamo la parola questa sera a Brunetto Salvarani, ritorna allo scontro di civiltà. Allora, presentare Brunetto Salvarani, quando me l'ha detto Dino ho detto simpatico, vabbè ci proviamo, e poi ti ho rubato un po' di cose, per cui ve lo presento usando un po' le sue parole che ho integrato con alcuni aspetti, nel senso che se andate su Twitter lui c'è e si definisce così: teologo pop, carpigiano doc, simpsoniano prog, gucciniano hard, per la gioia del nostro direttore di Messaggero, bianco-nero strong, vedremo chi dei due è più strong stasera, bravissimi, fondatore del Col, che è una rivista nata nel 1985 sul dialogo ebraico-cristiano, direttore della CEM, il CEM ci sono alcune copie della rivista fra l'altro in distribuzione, CEM Mondialità è un'interessante rivista che fa dell'intercultura un po' il suo tema fondante, direi, quindi visitate il sito, qui faccio un po' di pubblicità progresso, ma secondo me è molto valido. Poi è docente dell'AFTER, fra l'altro recentemente abbiamo saputo che anche della Gregoriana, con un incarico per un insegnamento del dialogo ebraico-cristiano, e aggiungo che ti manca, MC Fan, hai dimenticato, perché è un nostro collaboratore di Messaggero Cappuccino, sfruttiamo molto la sua competenza e quindi bisogna aggiungerlo. E non mi dilungo oltre, lascio la parola, lo ringrazio per essere qui e dopo, come al solito, useremo la stessa struttura, 45 minuti per te e dopo apriamo il dialogo con la platea. Grazie. Bene, grazie mille. Grazie a Barbara, grazie a Padre Dino, grazie a voi che avete scelto di venire qui stasera, appunto evitando sia le partite sia, ai noi, un'altra cosa che ci accomuna con Padre Dino, la seconda puntata del film di Liliana Cavani, che è una comune amica, su Francesco, e mi spiace, ma spero che avremo modo di vederla, ne abbiamo già discusso della prima parte stasera. Bene, il tema è un punto interrogativo e credo che valga la pena di tenerlo lì per adesso. Sta tornando questo immaginario, lo scontro di civiltà, cercheremo di capire anche cosa vuol dire scontro di civiltà. Io parto, come mi piace fare, da un racconto che uso molto perché mi pare anche questo, tu parlavi di Jabbar, di Adel, che è stato provocatorio, insomma parto anch'io, però credo una provocazione che vale la pena dare e ricevere sempre, perché tutte le volte che lo riracconto ci penso. È un raccontino che ho trovato da uno scrittore israeliano che si chiama Amos Oz, in un libro che si intitola Contro il fanatismo, e che parla di Dio. Ora mi torna in mente una vecchia storiella dove uno dei personaggi, naturalmente siamo a Gerusalemme, dove se no, è seduto in un piccolo caffè e c'è una persona anziana seduta vicino a lui, e così i due cominciano a chiacchierare e poi salta fuori che il vecchio è niente meno che Dio in persona. D'accordo, il personaggio non ci crede subito lì per lì, però grazie ad alcuni indizi si convince che è seduto al tavolino niente meno che con Dio. E allora ha una domanda da fargli, ovviamente molto pressante, e gliela fa. E la domanda è la seguente: caro Dio, per favore, dimmi una volta per tutte, chi possiede la vera fede? I cattolici o i protestanti o forse gli ebrei o magari i musulmani? Chi possiede la vera fede?
E allora Dio in questa storia risponde: a dirti la verità, figlio mio, io non sono religioso, io non lo sono mai stato e a dirlo tutta la religione nemmeno mi interessa. Ecco, partiamo da questo Dio che ha dei problemi con la religione, perché mi sembra molto simpatico, visto che questi problemi ce li hanno in tanti, e perché dipende da problemi con quale tipo di religione, evidentemente. In questi anni, infatti, devo dire che le religioni, facciamo il plurale appunto, hanno fatto molto per creare dei problemi, nel senso che sono state largamente strumentalizzate, sono state utilizzate per dire tutt'altro, e questo è anche il caso appunto dello scontro di civiltà. Io penso di muovermi su tre passaggi. Il primo riguarda un po' di storia, che cerca di spiegare che cosa significa, cosa si rifà questa espressione. Il secondo, che è il più importante, che ho intitolato un'idea da decostruire, cioè da smontare, e credo che questo sia l'obiettivo nostro, in che modo, e vediamo se c'è spazio per la terza parte, che è un lavoro su cui sto riflettendo un po' da alcuni anni, che si intitola Un decalogo per il dialogo, e sarebbe una proposta in positivo, ma questo vediamo se c'è spazio, altrimenti ne parliamo durante le domande. Allora, innanzitutto, da dove viene questa idea di scontro di civiltà? Viene da un articolo, un saggio di un politologo statunitense che si chiama Samuel Huntington, a metà degli anni 90. Lo scontro di civiltà e il nuovo ordine mondiale. Questo era il titolo del saggio uscito su Foreign Affairs, che è una rivista di politica statunitense importante, che poi è stata replicata da un libro che si intitola appunto Lo scontro di civiltà e il nuovo ordine mondiale. È un libro che è molto citato, io credo più citato che letto, però c'è da dire che Huntington sicuramente ha colto un messaggio importante, ha colto che c'era nell'aria un clima diverso rispetto al passato, e il clima è quello della rilevanza pubblica delle religioni. Noi veniamo da una lunga stagione in cui, pensate agli anni attorno al Concilio, quindi ormai siamo a mezzo secolo fa, in cui si parlava spesso della morte di Dio come immagine. Un cantautore delle nostre parti ha intitolato Dio è morto, una sua canzone molto nota, e si parlava spesso di secolarizzazione, di eclissi del sacro. Perché? Perché c'era la sensazione che le scienze, la tecnologia, e poi dopo sarebbe stata anche l'informatica, avrebbero esaurito lo spazio che prima era occupato da Dio. Dio non è che spariva, ma Dio diventava un fatto di coscienza, un fatto privato, un fatto che non avrebbe avuto più quel peso sulla scena pubblica dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, che aveva precedentemente. Bene, quella ipotesi, che è stata un'ipotesi che nella sociologia delle religioni ha furoreggiato per almeno un quarto di secolo sotto lo slogan più modernità, meno religioni, dagli anni 80 in poi direi che ha cominciato a fare acqua in maniera impressionante. Cioè, nella crisi della politica, nella crisi, come è stato detto, dei grandi racconti, nella crisi di tutte le ideologie che erano l'impalcatura di quasi tutto il pensiero occidentale, almeno le religioni hanno
ripreso ad avere una funzione pubblica di un certo tipo. Huntington in realtà fa questo discorso, lo fa non da sociologo ma da politologo, per cui il passaggio ulteriore che lui fa è che le religioni, le civiltà in futuro avranno un peso molto consistente anche sul piano politico, non solo. Quello che diceva Huntington in più era che le religioni sono talmente diverse e talmente compatte che sono destinate non solo ad avere un peso politico, ma a scontrarsi. Ecco allora lo scontro di civiltà o anche di religioni. Allora, quando l'11 settembre 2001 è successo quello che è successo, e non possiamo dimenticarcelo, il drammatico, tragico attentato alle Torri Gemelle a New York e poi a Washington, e il messaggio, lo slogan di Huntington ha immediatamente funzionato, perché immediatamente si è incominciato a pensare che quello fosse l'inizio di una sorta di guerra davvero mondiale, ma che, a differenza che nel passato, perché né la prima né la seconda guerra mondiale sono guerre di religione, abbiamo stati di tradizione cristiana, di tradizione musulmana, di altre tradizioni dall'una e dall'altra parte. Stavolta invece la novità era questa, che la benzina fondamentale per il conflitto, che non solo stava per nascere ma era già cominciato secondo alcuni commentatori, sarebbe stata la religione, sarebbe stato Dio, ecco, in altre parole, in un generalizzato clima di fortissima islamofobia, perché questo è quello che è successo, cioè immediatamente chi c'era, chi aveva qualche anno all'epoca si ricorda, immediatamente non si è stati a distinguere su le differenziazioni interne all'Islam. La sensazione generalizzata è stata che l'Islam, tout court, direttamente, aveva attaccato, ecco, è difficile dire il cristianesimo in quanto tale, ma comunque la società occidentale, l'idea dello scontro di civiltà era sostanzialmente tra queste due realtà prese come compatte assolute: da una parte l'Islam, l'islamismo sarebbe più corretto dire, cioè la declinazione politica dell'Islam e in particolare il fondamentalismo islamico, anche se fondamentalismo è una parola che non è solo da riferirsi all'Islam, da una parte, e dall'altra l'Occidente. L'Occidente che ha reagito, come sapete, esattamente allo stesso modo, perché da una parte si gridava al jihad, pensate al ruolo di Al-Qaeda, e dall'altra parte il signor Bush Junior ha gridato God bless America e ha cominciato a fare guerra in Afghanistan, in Iraq e così via. E permettetemi di ricordare, per amore di verità, il fatto che l'unico su scala mondiale che all'epoca, siamo nel 2001, ha preso una posizione forte, netta, contro questa prospettiva di scontro di civiltà, si chiamava Karol Wojtyła ed era Giovanni Paolo II, il quale addirittura, dico addirittura perché simbolicamente è stata una proposta molto forte, molto seria, ha proposto a cristiani e non di cercare di evitare la guerra con un gesto simbolico che era la condivisione del digiuno nell'ultimo venerdì di Ramadan. Questo tra l'altro ha dato lo spunto qua in Italia a far nascere un'iniziativa che c'è ancora, che si chiama Giornata Ecumenica del Dialogo Cristiano-Islamico. Però
Giovanni Paolo II appunto non ha avuto fortuna in quella richiesta, anche il Movimento per la Pace che si era mobilitato oppure, perché? Perché il mainstream, cioè il clima generale culturale dell'epoca era ben altro. E allora noi abbiamo avuto tutta quella serie di pubblicazioni che tendevano a corroborare quest'idea che stava nascendo una guerra di religione sostanzialmente. Pensate ai libri di Oriana Fallaci, La paura e l'orgoglio, pensate a un politologo per quanto illustre come Giovanni Sartori, insomma pensate a tutti i loro epigoni che a quel punto dietro a questo scontro di civiltà facevano l'equazione fondamentalismo islamico uguale musulmani tutti, senza ricordare che quando parliamo di musulmani oggi parliamo di 1.200.000.000 di persone, quindi anche sul piano numerico qualcosa di piuttosto significativo, pensando ai 7 miliardi che costituisce la popolazione mondiale oggi. Siamo nel 2001, ci sono queste guerre e io direi che almeno per una dozzina d'anni il clima culturale è stato veramente dominato da questo immaginario, cioè l'idea, il retropensiero di tanti scritti, di tanti lavori, ma anche di tante scelte politiche, di tante carriere politiche che sono nate proprio anche all'ombra della strumentalizzazione o della volgarizzazione di questa idea, lo scontro di civiltà. Eravamo in guerra, siamo stati in guerra. Io dico una dozzina d'anni perché? Perché la sensazione era che da 2-3 anni le cose stessero cambiando con molta fatica. Devo dire, ma se pensate anche a quell'episodio che ha visto come protagonista Benedetto XVI, il suo famoso discorso di Ratisbona, che in realtà parlava di tutt'altro, parlava del tema del rapporto tra il cristianesimo e la razionalità, ma purtroppo conteneva un accenno al Corano ed è stata la miccia per far partire proteste, lamentele, però anche quell'episodio lì, nonostante tutto, è stato volto, diciamo, in positivo, perché prima una lettera di 38 intellettuali musulmani, lo dico anche perché non è che sia conosciutissima, anche se io ne ho scritto su Messaggero Cappuccino, ora che ricordo, e poi l'anno dopo una lettera di 138 musulmani su scala internazionale rivolta a tutti i capi della cristianità, chiedevano un confronto su un tema di fondo che era il fatto che sia il Vangelo sia il Corano fossero libri che parlavano di amore e che soprattutto si basavano sul fatto che Dio è amore, con delle caratterizzazioni differenti evidentemente, ma c'era l'una e l'altra, e c'è stato anche qualche passo concreto in questa direzione. Ecco che allora si sperava, diciamo speravamo, soprattutto noi che ci occupiamo di questi temi anche professionalmente, di essere passati a un'altra fase, quando è arrivata l'estate scorsa, e arriviamo al motivo per cui oggi siamo qui a discutere di questo, e credo che sia opportuno parlarne il più possibile. L'estate scorsa è stata l'estate dell'irruzione dell'ISIS, di questo Stato islamico, del califfato, di questo califfo al-Baghdadi autonominato. Sapete tutto o quasi, credo che ne abbiate parlato anche con Adel Jabbar. È stata un'estate molto particolare perché in realtà questo
questo Stato non nasce ieri, ma i problemi nella zona in cui si è radicato, pensate alla Siria, non nascono ieri, è tutto figlio anche dell'inerzia dell'Occidente, perché la Siria è da anni che è un paese in conflitto costante interno. L'Iraq è figlio di quella scelta sciagurata di Bush Junior di andare a combattere, di rovesciare quello che è stato presentato come il tiranno dei tiranni Saddam Hussein, e purtroppo però dopo di non risolvere le cose, perché la situazione appunto è, se si può, ancora peggiore che al tempo di Saddam Hussein, mi dice Adel Jabbar, che ai tempi di Saddam Hussein c'era e che l'ha ancora i familiari. L'oggettivo problema serissimo, ecco, io dico da subito che stasera non ho nessunissima intenzione di sottovalutare il rischio enorme su scala mondiale che propone l'ISIS. La mia tesi di fondo è che l'errore madornale che possiamo compiere in Occidente però è di identificare totalmente ISIS con tutti i musulmani, e tanto più con i musulmani di casa nostra. In particolare un editoriale sul Corriere della Sera di Galli della Loggia di mezz'estate ha chiarito le cose, nel senso che ha ripreso, io mi ricordo che la lettura mi ha costernato, perché mi è sembrato proprio di tornare indietro di qualche anno e di tornare a quel 2001, perché si concludeva sostanzialmente confermando che non siamo ancora usciti da questo conflitto in atto. Ecco, questo è il motivo per cui la domanda è una domanda pienamente legittima. Perché? Perché il clima in giro è questo, perché purtroppo siamo tornati a vedere in un certo modo i musulmani, siamo tornati a non distinguere, è tornata a crescere l'islamofobia, è tornata a non distinguersi neppure l'idea che non è detto che qualcuno che viene da un paese musulmano sia per forza musulmano o sia per forza fondamentalista, e potremmo andare avanti molto. Comunque questo mi serviva come scenario in ballo, e a questo punto faccio il passo successivo che è appunto un'idea da decostruire, cioè questo scontro di civiltà. Io non credo, ecco, questo lo ribadisco, che siamo all'interno di uno scontro di civiltà. Credo che ci sia molto interesse a farla apparire come tale e molta miopia a non cogliere che quel tipo di scenario, come viene descritto, è uno scenario purtroppo che non propone delle alternative reali. Propone una fotografia di uno status quo letta in maniera apocalittica, propone il criterio della paura come unico criterio antropologico che muove gli uomini, che ci muove, e soprattutto non apre a una prospettiva di futuro. Questa è la cosa poi alla fine più drammatica, perché evidentemente stiamo giocando non tanto sulla nostra pelle, ma sulla pelle dei nostri figli e dei nostri nipoti, cioè su quello che sarà nei prossimi anni a venire. Queste sono questioni che non si risolvono in 448. E allora dico, un'idea da decostruire. Beh, in che modo si può decostruire, si può contrastare l'idea secondo cui saremmo in presenza di uno scontro di civiltà? Evidentemente la prima risposta è quella di sempre, è quella più povera, ma è anche quella fondamentale: con l'educazione al dialogo, con la conoscenza.
la prima risposta è investire nell'educazione, nel conoscere, nel leggere, nel cercare di capire, nel cercare di non fermarsi solo alle letture da bar, con tutto rispetto per il bar sport, cercare di arrivare ad una conoscenza e approfondita della realtà, cercare di capire che il pregiudizio non ci aiuta mai e la banalizzazione non ci aiuta mai. Tutto questo, ripeto, senza minimizzare il rischio che è rappresentato oggi dall'ISIS. E allora faccio una digressione che credo importante, che è questa. Allora, come vi ho già detto, non dobbiamo commettere l'errore clamoroso di consegnare idealmente i fedeli musulmani nelle mani di estremisti come l'ISIS, perché la gran parte dei musulmani è, diciamo, nostra alleata contro la barbarie. I supporter, i tifosi dell'ISIS sono nemici dei musulmani, allo stesso modo in cui negli anni di piombo, questa è un'immagine su cui mi ha fatto pensare Stefano Allievi, che ha fatto anche un'intervista su Famiglia Cristiana l'altra settimana proprio su questo tema. Abbiamo chiacchierato a lungo qualche giorno fa e mi ha colpito. Durante gli anni di piombo, andiamo dietro perché andiamo negli anni 70, le Brigate Rosse avevano in odio sindacalisti e intellettuali di sinistra e spesso sparavano e hanno ucciso intellettuali, politici, sindacalisti di sinistra. Ecco, la stessa cosa rischia di succedere qui. Sono migliaia, anzi, i musulmani caduti per mano dell'ISIS. È vero che l'ISIS non ha rispetto di qualsiasi tipo di minoranza. Quest'estate abbiamo scoperto anche che ci sono gli yazidi, non lo sapeva nessuno, ci sono gli zoroastriani ancora in Iraq, ci sono delle minoranze antichissime, ci sono naturalmente i cristiani, i caldei, che purtroppo sono stati coinvolti terribilmente in queste scorrerie, scorribande e così via. Però attenzione, è vero, ci sono organi di stampa e naturalmente la rete, da questo punto di vista si può trovare di tutto, che fanno di tutto perché passi l'idea Islam uguale ISIS. Però il problema va rovesciato, nel senso che la pericolosità di ISIS è fortissima ed è maggiore rispetto ad Al-Qaeda, rispetto a chi ha fatto l'attentato non solo delle Torri Gemelle, ma in Spagna, a Atocha, in Inghilterra, eccetera, eccetera. Ma Al-Qaeda è la tipica organizzazione terroristica, chiusa, mentre invece quello che non riusciamo accogliere, credo dal nostro punto di vista, ma è inevitabile, è il fascino dell'idea di califfato. È il fatto che il califfato si strutturi territorialmente e che abbia una certa popolarità. Per fare un paragone, si può pensare, faccio un altro paragone storico, alla condizione di un socialista o di un anarchico degli anni 30. Con molta facilità sarebbe andato a combattere in Spagna contro la dittatura di Franco assieme alle Brigate Internazionali. E quindi, nello stesso modo, il califfato dobbiamo sapere che è fortemente attrattivo, perché propone un ideale, un suo ideale, che possiamo giudicare evidentemente malato, ma è un ideale che per di più, secondo chi lo sostiene, beneficia anche della benedizione divina, oltre alla promessa del paradiso in caso di morte in battaglia. Detto questo, io credo che sia importante evidenziare che
i musulmani, diciamo, delle nostre città, i musulmani normali che vivono i nostri vicini di casa, sono normalmente agghiacciati dall'ISIS, tramortiti. Perché? Perché qui ci sono da smontare, proprio da decostruire, 20 anni di propaganda salafita che non si è espressa nelle moschee come purtroppo tanti imprenditori della paura, tanti politici che hanno strumentalizzato questo non hanno colto, ma soprattutto via internet, ma soprattutto tramite i social network, soprattutto tramite i mezzi di comunicazione più stramoderni. La moschea, io lo dico perché c'è ancora molto diffusa l'idea che costruire una moschea in qualcuna delle nostre città sia un segnale di cedimento al nemico e sia qualcosa che mette paura, che spaventa, ma la moschea alla fine è un luogo pubblico, è un luogo aperto rispetto al quale si possono fare tutta una serie di trattative, patteggiamenti, si può lavorarci sopra, si può chiedere che il più possibile le prediche vengano fatte in italiano, questo secondo me è una cosa che sarebbe importante, ma comunque qualcosa di trasparente che si può andare a vedere e se vogliamo a controllare. Il problema è che questa propaganda invece è passata naturalmente facendo forza sul rancore e sugli errori occidentali, sul fatto che l'Occidente è passato come quello che faceva la guerra a sua volta all'Islam indiscriminatamente, è andata in Afghanistan, è andato in Iraq, si è inventato che c'erano armi di distruzione di massa, si è inventato quello che sappiamo. Il risultato è quello che vediamo. E quindi, pensando all'Italia, tutto questo aumenta il rischio che una politica miope attacchi l'Islam che non si nasconde, l'Islam che vuole semplicemente uno spazio per la preghiera e che, tra l'altro, spazio per la preghiera difeso dalla nostra Costituzione che difende la libertà religiosa e in questo modo lo inasprisce e piuttosto lasci spazio a quello che c'è, che può esserci, nessuno lo vuol negare, che invece si nasconde e che usa altri mezzi. Ecco, allora, il primo discorso è proprio quello di capire, di conoscere, di riflettere. E dico un'altra cosa che credo importante, attenzione, perché il ritorno dell'idea di scontro di civiltà si coniuga in Italia con un problema cronico, con un diffusissimo analfabetismo religioso, non solo biblico ma religioso in generale, e con una vera e propria crisi antropologica culturale che ci accompagna e rende più drammatica la crisi economica finanziaria di questi anni. Ecco, questo secondo me è l'aspetto più importante ed è per questo che comunque la prima risposta da dare è proprio quella di investire nella formazione e nell'educazione, perché evidentemente purtroppo la situazione attuale è una situazione che non ci lascia ben sperare. Noi, rispetto ai temi religiosi, siamo ancora legati a una serie di immagini e di immaginari che sono lontanissimi dalla realtà, lontanissimi. E complessivamente non abbiamo ancora capito che questo tipo di crisi, che potrebbe essere un'occasione importante per cambiare come vanno le cose, la crisi è sempre un'opportunità, è sempre anche un'opportunità. Noi la stiamo vivendo male, pieni di rancore, incapaci di guardare il futuro, incapaci di capire che comunque indietro non si torna, che un livello come quello che avevamo raggiunto sul piano del consumismo non ci sarà mai più,
in tempi brevi o medi, e che quindi si tratterebbe invece di fare un altro tipo di operazione, proprio di capire che a partire da questa crisi c'è da investire dove bisognerebbe investire, vale a dire nella scuola, nella cultura, nell'educazione, nella formazione, nell'insegnamento, nella bellezza, perché la bellezza è fondamentale. Senza bellezza non ci si salva, e nella bruttezza purtroppo succedono le cose che abbiamo visto qualche settimana fa nelle periferie, al di là di tutte le strumentalizzazioni che poi abbiamo capito anche dopo come mai certe cose stavano avvenendo. E allora io credo che il problema di fondo sia il seguente, che questo paese, rimanendo appunto a guardare solo l'Italia, non ancora metabolizzato, non ancora stato capace di capire che il rapporto con l'altro, con l'alterità, che non è un'entità a 2 metri d'altezza, ma è una realtà fisica concreta, sono uomini, donne, famiglie, bambini, eccetera, eccetera, noi dobbiamo non solo convivere e imparare a convivere, ma farlo sapendo che il futuro nostro, il futuro loro, scusatemi se uso ancora nostro e loro, perché anche questo mi dà fastidio, perché è un futuro unico, è un futuro unico. Il problema di questo paese è che non ha ancora scelto un modello su come relazionarsi all'altro. Noi siamo bravissimi a fare dell'ironia sulla crisi del modello francese assimilazionista nazionalista, Los Enfants de la Patrie, siamo bravi a ironizzare su quello anglosassone comunitarista multiculturale, ma qual è il modello italiano? Questo è il problema di fondo. Io ricordo sempre, anche se faccio un minimo di autobiografia, ma che nel 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione aveva emanato un documento che invece era proprio la proposta di un modello concreto da utilizzare, che era quello interculturale, la via interculturale per la scuola in Italia. La via interculturale, proprio il discorso che cui accennava prima Barbara, la via interculturale, rendersi conto che l'intercultura non è più un lusso, ma è una scelta della quotidianità. Qualcuno lo chiama meticciato, come fa il cardinale Scola, ma insomma stiamo parlando di una questione di questo genere, che le nostre città sono destinate a cambiare. C'è da sperare e c'è da lavorare perché possano cambiare in meglio e non in peggio. Il fatto di non avere scelto ovviamente porta dietro delle responsabilità, e allora io almeno 3 responsabilità vorrei sottolinearle, perché non è che queste cose nascano per caso. La prima è ovvia ed è sparare contro la Croce Rossa, la politica che non ha scelto, che non ha ancora deciso che strada pigliare, la politica che non ha ancora colto, salvo eccezioni che ci sono, che rapportarsi alle religioni oggi è fondamentale, anche perché le religioni vogliono avere e hanno diritto di avere una parola su quello che succede nello spazio pubblico. Ed è così, ed è così. Io sono contento di questo, ma non è molto importante. Credo che sia comunque tutto questo, salvaguardando evidentemente la dimensione della laicità, salvaguardando qualsiasi altra dimensione di apertura, ma le religioni hanno diritto, esattamente come altri corpi intermedi, come si dice oggi, come corpi sociali, a dire la loro, a partecipare, non soltanto con
delle marce di protesta, ma anche propositivamente. Bene, la politica questa ancora non se n'è resa conto e non ha ancora elaborato, faccio solo un esempio perché mi sembra il più clamoroso, una legge sulla libertà religiosa in Italia. Noi ci riempiamo la bocca sulla libertà religiosa, però sappiate che la politica delle intese è sostanzialmente finita, ma ci sono almeno due comunità religiose molto numerose in Italia, faccio riferimento ancora ai musulmani e ai testimoni di Geova, che messi assieme fanno circa 2 milioni di persone, che non avendo un'intesa né nell'uno né nell'altro caso, non hanno una copertura giuridica di nessun tipo. Allora, una legge sulla libertà religiosa, per quanto semplice, sarebbe una legge che può permettere anche a queste comunità religiose, oltre che agli altri, di gestire tutta una serie di questioni sullo spazio pubblico, il discorso della mensa negli spazi pubblici, il discorso del ruolo dei leader religiosi negli ospedali, la questione del seppellimento, ma insomma molte questioni, la questione delicatissima, anche di questo parlato sul Messaggero Cappuccino, dell'insegnamento delle religioni a scuola, tema delicatissimo che sanguina, ma che noi continuiamo a dilazionare, a far finta di niente, pensando che l'insegnamento della religione cattolica, così come oggi, risponda adeguatamente alle esigenze di conoscenza plurale delle religioni, cosa che io non credo per tanti motivi. E quindi la prima responsabilità è dei politici. La seconda responsabilità è quella dei mass media, perché continuando a vedere l'albero che brucia e non una foresta che nonostante tutto cresce, perché comunque nei luoghi di socializzazione, perché comunque nelle scuole, perché comunque nelle fabbriche, perché comunque in giro sta crescendo quello che potremmo chiamare il dialogo della vita quotidiana, potremmo chiamare l'esperienza di una convivenza civile, forse non sempre particolarmente esaltante, ma che fa sì che ormai conosciamo molte cose sul piano culinario, sul piano culturale, sul piano musicale e viceversa, e questo senza fanfare, senza strilli di tromba, però fa sì che qualche cosa stia succedendo a livello di base, ma purtroppo non viene raccontato, perché invece viene raccontato e con grande strepito invece quando succede il fatto grave, tra l'altro con un cortocircuito, per cui immediatamente succede qualcosa di cui il protagonista è un tunisino, allora subito l'Islam, un romeno, subito l'ortodossia, eccetera, eccetera. E purtroppo non è così sempre. Terza e ultima ambito di responsabilità, ma questo credo che sia importante da ammettere, c'è una responsabilità anche da parte delle comunità religiose, cioè le comunità religiose in Italia purtroppo mediamente, e qui metto anche il ruolo della Chiesa Cattolica evidentemente, non hanno saputo cogliere il segno dei tempi del pluralismo religioso, cioè non hanno saputo capire che la dinamica del pluralismo religioso è una dinamica di lungo respiro, è una dinamica non immediata e poi dopo torniamo come eravamo prima, cioè in quello che è stato definito la fine del regime della cristianità si è inserito anche l'emergere di questa pluralizzazione di riferimenti religiosi, e purtroppo le comunità, ho citato la mia perché bisogna prima di tutto guardarsi in casa, ma poi anche bisogna ammettere che anche altre comunità purtroppo non sono state all'altezza, e cito il fatto
a mio parere molto triste, insomma, del mancato salto di qualità da parte delle comunità musulmane, ecco, che io conosco, anzi conoscevo di più un tempo, e quando le conoscevo qualche anno fa speravo e facevo il tifo perché si arrivasse finalmente a fare questo. Quando dico salto di qualità, dico ad esempio a creare le condizioni per una collaborazione serena innanzitutto tra di loro, e questo purtroppo non è avvenuto. Il dialogo è ancora problematico. Parlare di dialogo è ancora qualcosa, certo, dialogo è una parola che fa di tutto anche per essere strumentalizzata e per essere poco capita, ma purtroppo c'è da dire che il dialogo, ecco perché la parte che non farò è dedicata proprio alla necessità di ripartire da capo e di capire che, rivolgendomi invece alla mia Chiesa e alla Chiesa Cattolica in Italia, certo, il fatto che il dialogo sia una parola che ha inventato Paolo VI esattamente 50 anni fa nell'Ecclesiam Suam come parola ecclesiale fa sì che è una parola ancora giovane relativamente, però il problema è che questa parola dialogo ormai va declinata nella quotidianità della pastorale, nella quotidianità delle scelte ecclesiali, nella quotidianità della vita comune, e questa ancora non è percepita come una strategia forte. Eppure, come diceva anche Giovanni Paolo II, ci sono due elementi che giustificano oggi l'esistere della Chiesa. Questo lo diceva nella Redemptoris Missio, questa grande enciclica sulla missione, nel numero 55-56. I due elementi sono la missione, l'annuncio del Vangelo, e questo è sempre stato così. La differenza è che oggi, assieme all'annuncio del Vangelo, deve esserci anche il dialogo. Dialogo a tutti i livelli, ecumenico, interreligioso, interculturale. Bene, è passato il tempo e quindi vado a concludere dicendo che dicendo due cose. Una, che appunto un dispiacere di stasera è non vedere, ma lo vedremo, la seconda puntata del Francesco di Liliana, perché ha inserito per la prima volta quell'episodio che ancora oggi è decisivo, credo, potrebbe essere decisivo per noi, cioè l'incontro tra Francesco e il Sultano, su cui si è favoleggiato, su cui sono raccontate mille cose, ma in ogni caso è il segno di una strategia che è la strategia disarmata che oggi sta usando, e da questo punto di vista io credo in maniera convincente, oltre che vincente, Papa Francesco oggi. Ecco, presentarsi forti soltanto del Vangelo. E niente di più, non è poco, anzi è molto, ma presentarsi forti del Vangelo, per il resto c'è tempo. E allora concludo davvero con una citazione di Papa Francesco, perché vi invito anzi a leggere i paragrafi dedicati al dialogo dell'Evangelii Gaudium, questa esortazione post-sinodale che può essere considerata proprio un programma di pontificato, dove si parla di dialogo sociale come contributo per la pace. E leggo la conclusione del numero 253, perché credo che sia in sintonia con quanto ho tentato di dire, e vedrete come qui, altro che scontro di civiltà, qui è proprio la modalità concreta con cui Francesco, con cui Bergoglio dice bisogna uscire da questo immaginario pur così forte, pur così potente. Scrive Papa Francesco: noi cristiani dovremmo accogliere con affetto
affetto e rispetto gli immigrati dell'Islam che arrivano nei nostri paesi, così come speriamo e preghiamo di essere accolti e rispettati nei paesi di tradizione islamica. Prego, imploro umilmente tali paesi affinché assicurino libertà ai cristiani, affinché possano celebrare il loro culto e vivere la loro fede, tenendo conto della libertà che i credenti dell'Islam godono nei paesi occidentali. Di fronte a episodi di fondamentalismo violento che ci preoccupano, e l'affetto verso gli autentici credenti dell'Islam, l'affetto verso gli autentici credenti dell'Islam deve portarci ad evitare odiose generalizzazioni, perché il vero Islam e un'adeguata interpretazione del Corano si oppongono ad ogni violenza. E io credo che sarebbe difficile dire meglio le odiose generalizzazioni e la necessità di capire che il vero Islam e un'adeguata interpretazione del Corano si oppongono ad ogni violenza. Grazie.